Allora, buon pomeriggio, se cortesemente prendete posto, diamo inizio ai lavori della sessione pomeridiana riguardante la liquidazione e il concordato, iniziando quindi con la prima tavola di confronto che nello specifico ha come tema le vendite concordatarie, il principio di competitività, forma e pubblicità dell'atto di trasferimento dell'azienda. Come sappiamo, la riforma del 2015 ha inciso in maniera significativa sul regime generale della liquidazione dei beni nel concordato preventivo, accostandolo in maniera più netta che in passato alla disciplina prevista per la liquidazione fallimentare. E ciò non certo per irrigidire il sistema delle vendite concordatarie, ma per consentire anche nel concordato preventivo quell'ampliamento degli strumenti negoziali e quella maggior scioltezza nella fase liquidatoria che, come abbiamo avuto modo di sentire nella sessione della mattina, caratterizza la liquidazione fallimentare, superando quindi le precedenti previsioni in cui la liquidazione era semplicemente rimessa o la discrezionalità del debitore o la modalità determinate dal tribunale. E innanzitutto oggi, a seguito della modifica del quinto comma dell'articolo 182, è previsto che gli articoli da 105 a 108 ter della legge fallimentare si applichino non solo alle cessioni, alle vendite, ai trasferimenti di beni che si collocano nella fase successiva all'omologa, ma anche a quelli da eseguirsi a seguito della domanda di concordato, con anticipazione quindi della disciplina delle vendite concordatarie rispetto a una fisiologica fase esecutiva. E l'anticipazione, stando alla formulazione del quinto comma, che parla appunto di cessioni poste in essere dopo il deposito della domanda, va fatta risalire fino alla fase precedente alla emissione del concordato. Trovando quindi la disciplina della liquidazione comprensiva dell'effetto purgativo, come poi vedremo bene, delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, applicazione anche nella fase del concordato con riserva. Quindi è possibile vendere prima dell'omologa, con autorizzazione dell'atto da parte del Tribunale, ai sensi del 161,7, se l'atto è presentato nell'ambito di un concordato con riserva, oppure da parte del GD, ai sensi del 167, in quanto atto di straordinaria amministrazione, se presentato dopo l'ammissione. Questa introduzione della possibilità di consentire, nel rispetto dei principi di competitività, la cessione dei beni e soprattutto dei complessi aziendali, come ben vedremo, anche nelle fasi introduttive della procedura di concordato, è naturalmente volta a favorire una più efficiente, tempestiva circolazione dei beni dell'azienda, e questo aumentando le chance di sopravvivenza dell'impresa. Atteso che naturalmente i lunghi tempi nella cessione dei processi produttivi possono causare o contribuire a causare la disgregazione e la perdita di efficienza dell'impresa stessa. Ma tra le misure del decreto legge 83 del 2015 che segnano una netta svolta verso la competitività, si pone senz'altro la norma dell'articolo 163 bis sulle offerte concorrenti, che disciplina il procedimento da porre in essere nel caso in cui la proposta di concordato contenga un'offerta di acquisto o di affitto di un bene o di un'azienda volta a ricercare nel mercato offerte concorrenziali per giungere alla cessione alle migliori condizioni possibili. La finalità della norma è quella di aumentare, in quelle ipotesi in cui la proposta contenga già l'individuazione di una controparte, la contendibilità dei beni dell'impresa in concordato, sia nelle procedure a struttura liquidatoria che in quelle miste o in continuità, laddove sia prevista la liquidazione di singoli beni oppure dell'azienda nell'interesse del ceto creditorio. Per l'appunto, l'articolo 163 bis dedica particolare attenzione all'azienda, in ordine alla quale di indubbia rilevanza sono le tematiche dell'affitto e della cessione per le evidenti ricadute sulla conservazione delle imprese e delle attività produttive. Aggiungo, perché avremo modo di parlarne, che poi la procedura competitiva al suo termine prevede il trasferimento dell'azienda, che avviene attraverso la sottoscrizione di un contratto al quale, come ben vedremo, sono imposti specifici obblighi di forma che produce l'effetto traslativo. Anche la questione della natura di quest'atto è un argomento di indubbio interesse, collegato sia alle deroghe rispetto alle norme civilistiche previste nella cessione di azienda nelle procedure concorsuali, sia al tema più generale della natura coattiva o meno delle vendite concordatarie che abbiamo affrontato anche questa mattina. Bene,
Lascio allora la parola agli illustri relatori di questa prima sottosessione, il dottor Antonino Lamalfa, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, il professor Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale fallimentare presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale presso la LUISS di Roma e il dottor Antonio Tessa, notaio in Monza. Ricordo ai relatori che hanno a disposizione circa 15-20 minuti ciascuno e che lo spazio poi per le domande e il confronto è previsto alla fine della sessione pomeridiana. Prego, allora lascio la parola al Presidente Lamalfa. Allora grazie, grazie a Laura per l'invito, grazie agli organizzatori. L'articolo 163 bis è un'innovazione certamente dirompente in un quadro che si stava delineando, un quadro applicativo della legge fallimentare che era fino al 2015 indirizzato a favorire la continuità dell'impresa, la preservazione dell'azienda, un po' il filo conduttore di tutta la normativa fino a quel punto era indirizzata in quella direzione. L'articolo 163 bis è indubbiamente da questo punto di vista un passo indietro, perché chiaramente le ragioni della migliore recovery dei creditori, le ragioni della massimizzazione del recupero dei crediti, soprattutto se focalizzata all'inizio della procedura concordataria, cozza con i tentativi di salvaguardia, di preservazione dell'integrità aziendale. È una norma che io da sempre critico molto. I punti di maggiore criticità di questa norma mi sembrano tre. La farraginosità della norma stessa, è una norma complicata, lunga, lenta, non chiara nei suoi sviluppi, che viene a inserirsi all'inizio della procedura di concordato, quando invece la procedura di concordato ha tutte le necessità di svolgersi nei tempi più rapidi possibili, per cui quei tempi che solitamente eravamo abituati a vedere, 6 mesi, 4 mesi, 7 mesi, 8 mesi, inevitabilmente adesso si allungano di 3-4 mesi il tempo per fare le procedure competitive. Quindi il primo problema è la farraginosità. Il secondo problema è giuridico e tecnico ed è la sovrapposizione parziale fra il 182 che ha citato correttamente la collega, che estende, che come dire, anticipa la necessità dell'attività delle vendite competitive a tutto il concordato, quindi già alle vendite fatte in corso di concordato, 182 quindi già le prevede la competitività, e il 163 bis che prevede la stessa cosa con una struttura procedimentale diversa e più complicata. Bisognerà sciogliere questo nodo e capire i limiti del 182 rispetto al 163 bis. Terzo grande problema, l'aver esteso, a mio avviso in maniera imprudente, aver esteso l'efficacia e aver imposto la competizione, la vendita forzosa di beni in un momento del concordato quando il concordato non è arrivato a conclusione e quindi non si sa che fine farà. In un caso che attualmente è all'esame del Tribunale di Roma, si è aperta in un caso in cui abbiamo già fatto l'aggiudicazione del bene a un certo soggetto, si è innestata una procedura di 173 che porterà forse al fallimento o potrebbe comunque arrivare, non il fallimento che è ancora più grave, voi immaginate il caso di mancata omologazione di una società che però rimane in bonis, in cui invece il bene sia stato venduto prima. Anche questa è un'antinomia che stride col sistema, con la logica. Si parlava stamattina di vendita forzata, la vendita forzata si giustifica se l'impresa è in decozione, se l'impresa è non solo inadempiente, ma nel campo di procedure concorsuali se si arriva alla decozione, ma se no non ha significato. Questi sono i tre principali, le principali criticità. Criticità che a mio avviso solo in parte sono stemperate dal progetto, almeno quella parte per quello che ne sappiamo oggi della riforma del codice della crisi, perché
ha sicuramente allentato un po' le questioni dei tempi, ma sotto il profilo sostanziale i problemi sono rimasti esattamente uguali. E sulla base di questo, in realtà in questi 3 anni c'era stata da parte dei tribunali una tendenza restrittiva all'applicazione, per quanto possibile, restringendola. Per esempio, si è ritenuto che la norma si applicasse solo alle offerte blindate, cioè quando l'offerente non solo è stato indicato, ma è stato recepito nel piano, per cui diventa una vendita forzata, quindi solo a questa. Si è ritenuto, ad esempio, questo non c'è solo il Tribunale di Roma, ma anche altri tribunali, che non si applica all'affitto ponte, nonostante che l'affitto sia fra gli istituti a cui sicuramente si applica la vendita competitiva. Quindi un po' una tendenza a applicarla meno possibile da parte dei tribunali. Venendo più specificamente all'affitto d'azienda, l'affitto d'azienda è specificamente menzionato nell'articolo 163 bis, quindi in caso di affitto d'azienda certamente bisogna darsi luogo alla procedura competitiva. Ma nella realtà affitto e cessione viaggiano insieme, sono quasi due facce della stessa medaglia, comunque quasi sempre fanno parte di un'unica operazione economica preceduta dall'affitto e seguita dalla cessione dell'azienda. Operazione che ha, come sempre, effetti un po' contrapposti. Da una parte si consente al terzo di mettere piede nell'azienda, quindi prendere una posizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri nella futura cessione dell'azienda, e da un'altra parte l'affitto d'azienda è forse talvolta l'unico strumento che consente, per esempio, gli investimenti necessari per consentire all'azienda stessa di sopravvivere. Ritroviamo quegli elementi di vantaggio per i creditori o per la prosecuzione dell'attività aziendale da cui accennavo all'inizio. I tribunali si trovano di fronte oggi a un dato normativo contrastante. Il sistema del concordato favorisce la prosecuzione dell'attività aziendale, salvo che poi questa norma invece la sfavorisce in maniera netta. Ho provato a vedere, sulla base della casistica a cui andiamo incontro almeno nel nostro ufficio, un po' quali sono le possibili interazioni tra l'affitto, la cessione e il 163 bis. I casi sono due: che l'affitto fosse già stato stipulato prima del deposito della domanda di concordato, prima addirittura del preconcordato. Quindi nel momento in cui si deposita la domanda di preconcordato, il debitore ci dice: io ho già affittato l'azienda ad un terzo. Primo problema, si applica in questo caso il 163 bis? In linea di principio la mia risposta è negativa, è dubbia, è chiaramente una risposta che sconta delle perplessità, però credo che il richiamo della norma all'affitto d'azienda non possa che significare il richiamo a un affitto d'azienda da stipulare in corso di concordato. Ciò che è avvenuto prima deve restare fuori, non fosse altro per la semplice ragione che un affitto magari stipulato 5 anni prima altrimenti rientrerebbe di nuovo nella competizione. Non parliamo solo dell'affitto stipulato magari il mese prima del concordato preventivo. Quindi di per sé, a mio avviso, il fatto stesso che ci sia un affitto precedente non determina che il Tribunale debba aprire una procedura competitiva. Però, come dicevamo, l'affitto è quasi sempre legato a un'operazione economica che porta alla cessione dell'azienda, in situazioni che di fatto vedono l'affittuario probabile o addirittura certo destinatario dell'azienda stessa. Quindi l'avere previsto l'affitto, avere dato l'azienda a qualcuno e avere previsto che questo qualcuno si prenda l'azienda, per quanto si possa fare la competizione, mette già questa persona in posizione di vantaggio. Questo è un dato certo. E come dicevo, c'ha il suo risvolto positivo, perché solo questo può consentire, nel momento in cui l'azienda è in crisi e non ha la possibilità di portare avanti l'attività aziendale, di dare uno sviluppo, di dare una prospettiva all'attività produttiva. Di solito sono tre
questa operazione si presenta in tre modalità diverse: che l'affitto d'azienda sia accompagnato da una clausola di prelazione, cioè successivamente farete la gara ma c'ho la prelazione, che ci sia che sia prevista insieme con l'affitto l'opzione, cioè la destinazione, la possibilità dell'affittuario in sede successiva di optare per l'affitto della vendita, per l'acquisto dell'azienda. Il terzo caso è quello del preliminare, no? Che all'affitto d'azienda si accompagni un preliminare di vendita. Ora, in questo caso il dubbio che prima avevamo risolto negativamente, cioè non si fa la procedura competitiva, si ripropone in altri termini, perché alla procedura competitiva si affianca uno schema negoziale che richiama un'altra parte della norma, cioè quella parte dell'articolo 163 bis che estende la procedura competitiva ai contratti che hanno come effetto il futuro trasferimento dell'azienda. E non c'è dubbio che questo contratto, sia pure stipulato prima, parlo dell'affitto, ma è un affitto con prelazione, un affitto con opzione, un affitto con preliminare, condurrà in futuro alla futura cessione del bene in favore dello stesso soggetto che ha preso in affitto l'azienda. E in questo caso, quindi, probabilmente, dico probabilmente perché su questo ancora non è che abbiamo grande giurisprudenza consolidata, gli stessi approfondimenti non è che siano tantissimi su questi. Cerco di dare quindi il mio indirizzo tendenziale, o almeno quello anche come ufficio si cerca di dare, facendo una distinzione: da un lato la prelazione, da un altro lato l'opzione, il preliminare di vendita. L'affitto che prevede la futura cessione con prelazione probabilmente non implica l'applicazione del 163 bis. Perché, a meno che non sia previsto espressamente, talora sono gli stessi proponenti che dicono guarda facciamo il 163 bis, ma se non lo dicono, a mio avviso in questi casi non si va alla procedura competitiva in corso di concordato, ma la procedura competitiva è destinata a farsi dopo il concordato. La prelazione è un istituto che è richiamato, è consentito dall'articolo 104, mi pare, della legge fallimentare, 104 bis della legge fallimentare, la consente, consente al curatore di concedere la prelazione, e quindi la prelazione è un istituto favorito e voluto, ma questa norma non è richiamata dal 182, quindi a rigore se noi ritenessimo che il 163 bis si richiama al 182 dovremmo dire che la prelazione non è richiamata e quindi non è consentito farla in sede successiva. Ma il 163 bis non è applicazione diretta del 182, anzi le due norme hanno una linea di confine: dove c'è il 182 non c'è il 163 bis. Quindi forse, mi spiace per non poter essere più certo, forse nel caso della prelazione è possibile non procedere immediatamente, ma procedere alla gara successivamente all'omologazione, quindi quando ormai le carte sono definite, quando il gioco è fatto, con il vantaggio di dare luogo alla cessione del bene definitiva solo quando il concordato ormai è stato approvato dai creditori e è stato omologato dal Tribunale. Diversamente direi per il caso dell'opzione. L'opzione, il caso di contratto di affitto accompagnato dall'opzione, comporta il diritto potestativo dell'affittuario in fase successiva di optare per l'acquisto del bene. Ora, questo è a mio avviso completamente in urto col 163 bis, perché il 163 bis serve proprio ad evitare questa situazione. Quindi in questo caso direi che invece che aspettare l'omologazione si deve fare luogo immediatamente alla procedura competitiva e l'affittuario non potrà beneficiare del diritto di opzione, che sarebbe inconciliabile, contrastante con la procedura competitiva. Quindi il Tribunale metterà in competizione l'azienda, metterà in competizione l'affitto
dell'azienda con la cessione dell'azienda insieme, perché sono due operazioni unitarie, e il bene sarà aggiudicato a colui che farà l'offerta migliore, questo in linea di principio. Stessa cosa ritengo per il preliminare di cessione di azienda, quindi immaginiamo prima del concordato l'affitto d'azienda accompagnato da un preliminare di cessione dell'azienda allo stesso affittuario. Anche in questo caso, rientriamo pienamente nel contratto che ha come effetto il futuro trasferimento del bene, pienamente richiamato dal 163 bis, e non vedo come si possa sfuggire all'applicazione della norma, e quindi il Tribunale, a mio avviso, dovrà per forza procedere immediatamente alla competitività del bene già in corso di concordato. 5 minuti ancora? Sì, qualche minuto ancora. Qualche minuto ancora. I casi si complicano un pochettino se l'affitto d'azienda è richiesto in corso di concordato, cioè ci presentano il preconcordato o la domanda di concordato e poi ci chiedono l'affitto d'azienda. Se ci chiedono l'affitto d'azienda puro e semplice, si fa la gara competitiva, perché lo dice il 163 bis. Un po' più complicata la situazione se all'affitto si accompagna, cioè se la richiesta di stipulare l'affitto si accompagna alla prelazione o alla preliminare, perché qui si gioca su due contratti diversi, si gioca sull'affitto e poi sul contratto definitivo, e quindi per la prelazione, non ho il tempo di entrare troppo nei dettagli, ma per la prelazione probabilmente si dovrebbe dar luogo a una doppia gara, che diventa un po' un'aberrazione dal punto di vista dell'attuazione pratica, perché l'affitto con prelazione va messo in competizione perché lo dice la norma. Dopodiché la prelazione si esercita dopo la gara sulla cessione del bene, quindi bisognerà fare una seconda gara sulla cessione del bene, dopodiché si potrà esercitare la prelazione. È veramente contorto come sistema. Per fortuna che questi casi sono molto limitati nella pratica, cioè il caso di richiesta in corso di procedura sono molto limitati. Al contrario, se c'è l'opzione, secondo me si fa un'unica vendita in blocco, un po' come per il caso precedente. Solo due parole e poi mi fermo sull'affitto ponte, che è uno dei casi invece di maggiore impatto sulle procedure di concordato. Quasi molto spesso l'azienda arriva con l'acqua alla gola, non ha più i soldi per continuare l'attività aziendale, ma neanche i soldi per pagare gli stipendi o per pagare le forniture. La soluzione che viene adottata è quella di chiedere al Tribunale autorizzazione a fare l'affitto. Stipulare un affitto in genere con una persona già, con un soggetto già individuato, scatterebbe necessariamente il 163 bis, ma se facciamo il 163 bis è tempo di fare la procedura e l'azienda è morta. A questa problematica abbiamo dato soluzione analoga due tribunali, almeno per quelli che io conosco, Tribunale di Roma e Tribunale di Bergamo. In cui entrambi i tribunali abbiamo ritenuto che non fosse si potesse non fare la procedura competitiva. Tribunale di Bergamo ha affittato direttamente l'azienda, puramente e definitivamente. Al contrario, il Tribunale di Roma ha consentito ad un affitto ponte limitato nel tempo, abbiamo dato affitto per 6 mesi. Nel frattempo, in quel caso serviva anche la stima dell'azienda, che il 163 bis non richiede, ma che in quel caso volevamo venisse fatta. Alla scadenza dei 6 mesi l'azienda veniva messa in vendita con la procedura competitiva. Con quali dati normativi abbiamo ritenuto possibile questo? Su due elementi. Il primo è il criterio dell'urgenza, che è contenuto nel 163 bis, contenuto nell'articolo 160. Il Tribunale può autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione se urgenti. E questo è evidentemente un caso di urgenza. Il 163 bis invece stabilisce che, a sua volta, che l'affitto è soggetto a procedura competitiva in quanto compatibile. La necessità, l'urgenza di dar luogo
all'affitto immediatamente rende evidente che non è compatibile la procedura competitiva e quindi noi abbiamo ritenuto che fosse possibile non dar luogo. È stata applicata molte volte a Roma, per la verità, dopo il primo caso che forse è stato anche pubblicato, poi l'abbiamo utilizzato questo strumento più volte. A volte lo abbiamo accompagnato, e finisco, con alcune garanzie pratiche e concrete, per esempio la prestazione di una garanzia dell'affittuario per il rilascio del bene, per non vincolarci. Il canone, perché a volte non abbiamo neanche il tempo di stimare il canone di affitto dell'azienda, un impegno dell'azienda ad accettare il canone determinato da uno stimatore. In qualche altro caso abbiamo chiesto specifiche indicazioni sulla solvibilità e sulla capacità operativa dell'azienda che prende l'azienda in affitto. Ci è sembrato in questo modo, tutto sommato, di riuscire a contemperare le esigenze della norma con le esigenze della pratica, che sono di segno diverso. Mi fermo qui e vi ringrazio. Benissimo, grazie allora al Presidente Lamalfa. Gli argomenti effettivamente sono tanti e tutti di grande importanza, per cui passo subito la parola al Professor Ambrosini. Grazie Presidente, in quanto Presidente della Tavola Rotonda, ma il ringraziamento va all'altra Presidente, perché il convegno di Mantova è un caso paradigmatico di sineddo, che è la parte per il tutto, e come sappiamo bene tutti quanti, il convegno di Mantova non esisterebbe neanche senza Laura, e quindi un ringraziamento particolare alla Presidente, oltre che agli altri organizzatori e agli sponsor. Il tema che mi è stato assegnato è, volendo sintetizzare, il perimetro applicativo dell'articolo 163 bis e il contenuto, e potremmo dire la vis espansiva, del principio di competitività alla stregua di una serie di casi che si raggruppano essenzialmente in tre filoni che vi sottoporrò. Non senza una riflessione banale, probabilmente, ma strumentale al prosieguo del discorso, che è una notazione appunto sul principio di competitività che, di là dalle criticità della norma che molto puntualmente richiamava il Presidente Lamalfa, in sé e per sé il principio di competitività è opportuno nella misura in cui mira alla maggiore protezione del ceto creditorio. Di qui ad affermare che sia un principio assoluto, direi invece di no. E semmai, se pensiamo all'architettura del sistema, un limite a quello che resta un principio generale, non voglio dire sovraordinato, ma non meno importante, che quello ben noto a tutti del 160 lettera A, che è il codice genetico del concordato preventivo: ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, con conseguente intrinseca valorizzazione dell'autonomia negoziale. Il 163 bis è un limite a questa libertà del debitore. Fino a dove può spingersi l'espansione e quindi l'ambito applicativo di questa norma, e costringere, tra virgolette, quindi alla competitività in situazioni non espressamente previste dalla norma. E qui è utile in 10 secondi citare verbatim il testo della norma, perché, anche se qualcuno talora se lo scorda, la Cassazione è pacifica da molto tempo nel ricordarci che l'interpretazione letterale è il canone ermeneutico principe. Quando il piano di concordato comprende un'offerta da parte di un soggetto già individuato, recita l'incipit del precetto. Ma allora,
mi domando e vi domando, come dicono i penalisti, se l'offerta c'è, perché viene formulata, il debitore è tenuto ad accoglierla e a costruirvi sopra il proprio piano oppure no? Io credo senza soverchie esitazioni che la risposta debba essere negativa, di là da una possibile moral suasion degli organi della procedura concordataria, e cioè che il debitore ben possa prescindere dalla offerta e optare per un piano diverso, per esempio in continuità diretta. Sarà poi un tema di scrutinio del miglior soddisfacimento a livello di attestazione, di filtro di ammissibilità, eccetera, eccetera, ma non è tenuto a recepire l'offerta modellando su di essa il proprio piano. E ci sono diversi precedenti in questo senso, uno più abbastanza recente, una vicenda di cui mi sono occupato, in cui peraltro l'offerta era ampiamente al di sotto della perizia commissionata dal debitore stesso e tra l'altro insufficiente rispetto al fabbisogno concordatario. Il secondo tema è a quali fattispecie non previste dalla norma può applicarsi la norma stessa o comunque il principio a essa sotteso. A mio modo di vedere, per rispondere bisogna dedicare un secondo alla, ma meriterebbe un intero convegno, alla ricostruzione della ratio legis. Dal caso San Raffaele Arcinoto alla novella, già lo ricordava puntualmente la dottoressa che ci modera, la ratio è vendita dei beni del debitore a prezzi di mercato per tutelare al meglio, anche la finalità è tutt'altro che estranea alla ratio, per tutelare al meglio le aspettative di recovery del ceto creditorio. E ci tornerò tra breve, prima di concludere, parlando dei soci e del mutamento della compagine, vuoi col trasferimento di azioni o quote, vuoi con l'aumento di capitale, per così dire, destinato. Ci arrivo passando però prima per una fattispecie di grande rilevanza pratica, perché in molte tra le procedure più importanti degli ultimi tempi si è optato per la forma del concordato con assunzione. L'opinione prevalente in dottrina e da parte dei tribunali più rilevanti è che il concordato con assunzione fuoriesca dallo spettro applicativo del 163 bis. La norma dice trasferimento dell'azienda o di uno o più rami o di specifici beni. L'assunzione è cosa diversa, sul piano tipologico, direi quasi ontologico. L'assuntore prende tutto l'attivo e assume su di sé tutto l'onere del passivo. E questo prescindendo dalla tematica scivolosissima di un'eventuale assunzione parziale, come pure di una pluralità di assuntori, perché a quel punto si pone il tema, o il sottotema per meglio dire, del rapporto fra le obbligazioni dei due assuntori, se retto cioè dalla solidarietà o invece in assenza di precetto o principio in questo senso, vada qualificata come, io ne ritengo, ma c'è un precedente in questo senso del Tribunale di Milano, di natura parziaria e, ripeto, non solidale. Diversamente opinando, avremmo un problema non piccolo. Come applichiamo la competitività alla assunzione? Riconfiguriamo forzosamente il piano e diciamo che si tratta di un trasferimento e quindi mettiamo in vendita il compendio quando il debitore ha optato per l'assunzione? Io non credo che il potere conformativo del Tribunale possa spingersi sino a questo segno.
come pure vedrei complicato mettere in gara la proposta di assunzione stessa. Bisognerebbe pubblicare un bando in cui si riproducono le condizioni dell'assunzione per creare un mercato del concordato con assunzione. E vengo all'ultimo filone, che è quello del trasferimento della partecipazione in società o dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci. È un caso che immagino sia capitato a moltissimi di noi. Ci sono dei soggetti nuovi interessati a entrare nella compagine e quindi a investire del capitale di rischio, prescindendo per un attimo dalla prededuzione del finanziamento soci eventuale, eccetera. Allora, il 163 bis si applica a queste ipotesi? Istintivamente si potrebbe dire che non c'entrano nulla. In realtà, se l'interrogativo viene posto, è perché qualcuno ravvisa, intendiamoci, nei casi patologici non a torto, il rischio che il fine perseguito sia quello, né più né meno, di eludere la norma sulla competitività. Questo spauracchio, per così dire, di elusione della norma è sufficiente a proibire operazioni sul capitale, costringendo, per esempio, il socio di maggioranza che vuol vendere il suo pacchetto a una procedura competitiva? Ci sono svariati e concorrenti motivi che portano a escludere una soluzione di questo tipo e quindi a sottrarre queste ipotesi all'ambito di operatività del 163 bis. Intanto, se ci pensiamo, i mutamenti della compagine dei soci non attengono a beni del debitore, mentre solo a questi si riferisce perspicuamente l'articolo 163 bis. Ed ancora, il vincolo di non libera disponibilità non può estendersi a beni dei soci, che sono pur sempre in senso lato, nel mondo anglosassone si parla di residual claimants, creditori, ancorché, come ben noto, al rimborso meramente eventuale del valore della loro partecipazione. E in ogni caso i nuovi soci sono, come si diceva, coloro che assumono un rischio, essendo la società in crisi, e coloro che immettono risorse fresche, spesso indispensabili al risanamento. Ancora, tornando per un attimo alla ratio del 163 bis, è quella, e l'assunto è pacifico, di tutelare al meglio i creditori. Ma se ci riflettiamo, il mutamento della compagine è neutro per i creditori, in quanto non incide in alcun modo sulla loro sfera patrimoniale. E non a caso i precedenti sul punto sono quasi tutti nel senso di escludere l'applicazione della competitività. Tribunale di Vicenza, di Rimini, di Massa, tra gli altri, e da ultimo il Tribunale di Napoli nella nota vicenda Rizzo-Bottiglieri. Ma ci sono altri provvedimenti che implicitamente hanno dato semaforo verde a queste operazioni sul capitale. A tutto concedere, e mi avvio a chiudere, una soluzione favorevole alla competitività si potrebbe forse individuare ove si potesse considerare che il trasferimento delle azioni o delle quote siano equiparabili alla vendita del compendio aziendale. Vendo le azioni e con ciò facendo, in realtà vendo il sottostante. Non è così sul piano sia del diritto civile che del diritto delle società,
E non a caso la Cassazione è da tempo concorde e costante nel negare che il trasferimento di azioni o quote consenta, per esempio, ma direi significativamente, di applicare in materia lavoristica l'articolo 2112 a questo tipo di operazioni, ovvero che siano invocabili tout court le garanzie sulla vendita ai sensi del 1497 del Codice Civile, e ciò in caso per l'appunto di diversa consistenza del patrimonio. C'è fra le più recenti una Cassazione del 2012 che ribadisce questo concetto. I nuovi soci, insomma, non possono neanche considerarsi, da un punto di vista ipersostanzialistico ma non fondatamente predicabile, cessionari del compendio. E a ben vedere, ad ulteriore conferma dell'assunto, depone in tal senso anche una interpretazione conservativa sul piano costituzionale. È irragionevole, infatti, articolo 3 Costituzione, questa equiparazione tra situazioni oggettivamente ben distinte, senza dire che forse obbligare un socio a mettere all'asta un bene personale che nulla ha a che fare con i beni del debitore, di cui al 163 bis, potrebbe rappresentare un vulnus alla libertà di iniziativa economica privata, articolo 41 Costituzione. D'altronde, ho davvero chiuso, i creditori, se ci pensiamo, nell'attuale assetto ordinamentale sono tutt'altro che privi di strumenti di difesa di fronte a soluzioni che, ripeto, legittimamente prescindano dalla competitività. Anzitutto il voto contrario, in virtù dal 2015 in poi del semplice silenzio, dissenso o diniego, l'opposizione in sede di omologazione, ma se ci pensiamo anche in base all'altra grande novità in materia del 2015, vale a dire la formulazione di proposte concorrenti. L'ordinamento non manca dunque di approntare meccanismi di reazione a proposte concordatarie non gradite ai creditori, che non siano però una inammissibile forzosa applicazione della competitività ben al di fuori del perimetro della norma. È augurabile che anche su questi temi la riformulazione dell'articolo 163 bis ad opera della pare davvero imminente riforma sia idoneo a sgombrare il campo da questi ed altri ingombranti dubbi. Grazie molte. Bene, molte grazie anche al professore Ambrosini per il suo prezioso contributo. Veniamo adesso al momento della cessione dell'azienda e al termine della procedura competitiva, e quindi affrontiamo le questioni relative alla forma, alla pubblicità e, come dicevamo all'inizio, anche della natura di quest'atto. Passo quindi la parola al dottor Antonio Testa, che darà anche appunto il contributo in qualità di notaio. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi coinvolto in questa tavola rotonda, che per mia disgrazia rotonda non è, invece rettangolare. Io mi ci trovo proprio al centro, il che mi fa arrossire oltremodo, perché la magnificenza e l'altezza dei colleghi relatori mi pone un attimino in grande emozione. Il mio contributo non può che essere un contributo strettamente tecnico-notarile sull'atto di cessione di azienda, pur quale esito finale della procedura competitiva. Non mi sognerei di intromettermi e insinuarmi in problematiche di natura procedurale che non appartengono alla mia competenza specifica, quindi chiedo preventivamente scuse di eventuali, di eventuali vuoti che questa mia mancata preparazione possa generare. Le liquidazioni virtuose. Ho molto riflettuto sull'aggettivo virtuose. Perché le liquidazioni
oggi sono virtuose. E facendo un piccolo riferimento storico a quello che accadeva sotto il vigore della vecchia legge fallimentare del 1942, si comprende benissimo perché oggi le liquidazioni sono divenute virtuose. Mi perdonino i magistrati qui presenti, però è chiaro che sotto il vigore della vecchia legge, a partire dal fatto che all'indomani dell'introduzione della legge fallimentare del 1942 probabilmente la giurisprudenza sentiva molto forte il vincolo dell'impossibilità di procedere ad una vendita coattiva in ambito concorsuale dell'azienda, perché il codice di rito nelle procedure esecutive individuali non prevedeva e continua a non prevedere appunto la possibilità di vendere forzatamente l'azienda. A poco però la prassi si rendeva conto dell'importanza appunto dell'azienda intesa non come sommatoria dei singoli beni che la compongono, ma come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e dunque per l'esercizio di un'attività economica. Quale scelta poteva essere compiuta ed è stata compiuta sotto il vigore della vecchia legge fallimentare? Una scelta di prassi, una scelta, consentitemi il termine, di comodo, quello di determinare, di richiamare un'applicazione analogica dell'articolo 106 della vecchia legge fallimentare, il quale era dettato effettivamente per la vendita di un complesso di beni, ma non era dettato per la vendita di una universitas iuris o universitas facti. Adesso io non ho il tempo né probabilmente nemmeno le capacità per individuare se effettivamente sono corsi fiumi di inchiostro sul punto, l'azienda possa essere considerato o debba essere considerato un'universitas facti o un'universitas iuris, ma quella era l'unica via di scampo affinché si potesse provvedere ad una vendita dell'azienda nel suo complesso, appunto intesa come elemento produttivo, elemento funzionale allo svolgimento di un'attività di impresa, di un'attività economica, applicabile appunto in via analogica. Perché le liquidazioni oggi virtuose? Perché probabilmente a questa, e chiedo ancora scusa ai magistrati che sono accanto a me, a questa prima visione piuttosto miopica che prendeva in considerazione esclusivamente l'interesse della massa creditizia, si è poco a poco sostituita e nella giurisprudenza e nelle intenzioni dello stesso legislatore e nella dottrina la capacità di intuire come accanto agli interessi dei creditori vi fossero interessi non certo sovraordinati, ma degli interessi che comunque vanno tutelati. E penso soprattutto a quella visione sempre più forte, acclarata dalle ultime sentenze della Corte di Cassazione, circa una valorizzazione giuslavoristica dell'azienda stessa. Cioè dire, accanto all'interesse dei creditori, al soddisfacimento appunto di quelli che erano i propri diritti, la giurisprudenza dei tribunali fallimentari comincia ad avvertire con sempre maggiore consapevolezza l'importanza, lo dico con un termine molto elementare e molto volgare, l'importanza della conservazione delle forze lavoro, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con aziende di un certo rilievo sotto questo aspetto. Tanto che con la riforma praticamente della legge fallimentare, che ha davvero rivoluzionato per tanti aspetti quelli che erano i principi cui eravamo arroccati, cui si era arroccati sotto il vigore della vecchia legge del 1942, si arriva alla procedura competitiva, che è un grande, rappresenta una grande virtù. Dimostrata dal legislatore, rappresenta una grande sensibilità dimostrata dalla giurisprudenza e che si sostituisce a quei virtuosismi che invece bisognava, a cui invece bisognava ricorrere sotto il vigore appunto della vecchia legge fallimentare. Non vorrei peccare di presunzione né al contrario di ingenuità nella opportunità, a mio modo di vedere, di richiamare il concetto di azienda secondo quanto disposto all'articolo 2555 del Codice Civile, una delle pochissime norme del Codice Civile davvero, a mio modo di vedere, piuttosto chiara. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
e un complesso di beni, ma è sufficiente che vi sia un insieme di beni perché vi sia azienda? No, occorre un secondo elemento molto importante, l'organizzazione, che vale a dire un nesso di interdipendenza che faccia sì che quel complesso, quell'insieme di beni sia poi funzionalizzato a che cosa? All'esercizio di un'attività economica. Ma il legislatore dice un'altra cosa molto importante, non basta che vi sia un complesso di beni, non basta che quel complesso di beni sia organizzato, ma che sia organizzato da un soggetto specificamente individuato, che è l'imprenditore, colui il quale per conoscenze tecniche, per esperienza propria, per conoscenze di know-how particolari, ha quella competenza specifica per far sì che quell'insieme di beni funzioni effettivamente quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività produttiva, di un'attività economica. Accanto a questo breve schematico cenno mi preme sottolineare, anche se a costo di divenire, dire delle cose ultronee o superflue, mi preme sottolineare che cosa debba intendersi quando parliamo di trasferimento di azienda. Questo perché? Perché solo quando ci troviamo di fronte a un vero e proprio trasferimento di azienda siamo costretti, almeno dal punto di vista civilistico, poi vedremo fino a che punto lo saremo costretti allo stesso modo sotto l'aspetto di un trasferimento aziendale sottoposto ad una procedura concorsuale, siamo costretti all'osservanza di determinate norme che dal punto di vista civilistico, strettamente negoziale, sono assolutamente inderogabili. Faccio riferimento all'articolo 2560 per quanto riguarda i debiti, ai crediti, ai contratti che non abbiano natura personale e, come elemento principale già ricordato, l'articolo 2112 in ordine alla conservazione appunto dei rapporti di lavoro. Quando si ha trasferimento di azienda? Io richiamerei una non più recentissima sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2002, che però mi sembra abbastanza illuminante, sulla quale possiamo continuare insomma farci rappresentare la luce di riferimento. Dice la Cassazione che sia trasferimento di azienda quando vi è coincidenza di attività svolta dal soggetto cedente e dal soggetto cessionario. In buona sostanza, se il soggetto cedente aveva l'esercizio di un bar e il cessionario al posto del bar continua un'attività di impresa trasformando il bar in un locale di ritrovo notturno, non c'è più trasferimento d'azienda per la mancata coincidenza tra l'attività effettivamente svolta nel pregresso e l'attività che il cessionario comincia a svolgere ex novo. Occorre ovviamente la mutazione del titolare, la continuazione dei rapporti di lavoro subordinato, a norma di quanto dispone l'articolo 2112 del Codice Civile. La cessione è una cessione di azienda quando comprenda anche i contratti che non siano di natura personale e quando abbia per oggetto tutti quei beni che sono adeguati al funzionamento di quell'insieme strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa. Non è invece rilevante che vi sia una titolarità, come dire, univoca dell'insieme dei beni, cioè in altri termini non è necessario che tutti i beni si appartengano allo stesso soggetto, al titolare dell'azienda, perché possa dirsi possa definirsi l'atto negoziale cessione di azienda. Possono esserci non solo dei beni che non appartengano al titolare dell'azienda, si pensi ai beni condotti in leasing, ai beni strumentali condotti in leasing, ma di più può esserci una titolarità che derivi da titoli che attribuiscano diritti diversi, diritti reali piuttosto che diritti personali di godimento. Una volta fatto questo brevissimo e schematico cappelletto, passerei a valutare appunto quella che è la novità, a mio modo di vedere fondamentale per quel che qui ci interessa, nell'ambito della riforma appunto della legge fallimentare, cioè l'introduzione della procedura competitiva. L'introduzione della procedura competitiva che vede a monte la novità essenziale
nel cosiddetto programma di liquidazione, cioè il programma, quel documento programmatico appunto realizzato dal curatore, sottoposto esclusivamente all'approvazione del comitato dei creditori, perché attenzione, il giudice delegato è chiamato, correggetemi se sbaglio, ad autorizzare i singoli atti esecutivi del programma di liquidazione, ma non è chiamato a autorizzare il programma di liquidazione, che invece viene costituito, realizzato, redatto dal curatore e poi viene approvato appunto dal comitato dei creditori. La novità più essenziale, diciamo più importante, della procedura competitiva è che questa procedura competitiva si conclude il più delle volte ordinariamente con un atto che non è un provvedimento di aggiudicazione emesso dal giudice delegato, ma è un atto che apparentemente, qui sta il nocciolo della nostra questione, apparentemente sembrerebbe di natura negoziale, per non dire privatistica. L'articolo 107,2 della legge fallimentare consente praticamente il richiamo all'applicabilità di alcune norme del codice di rito e quindi consente sostanzialmente che il giudice delegato e il curatore possano scegliere di farsi coadiuvare appunto dal notaio nella elaborazione di questo documento che rappresenta l'esito finale della procedura competitiva, cioè il vero e proprio atto di trasferimento dell'azienda. La prima questione da risolvere è qual è l'esatta posizione che può assumere il notaio. Il notaio può essere o un semplice ausiliario del curatore, ma su questa tesi poco ci credo effettivamente, perché in ogni caso il curatore deve essere autorizzato nella chiamata, diciamo, in causa del notaio dal giudice delegato, e quindi a monte comunque vi è un provvedimento giudiziale che mi fa pensare piuttosto che il notaio diventi o un ausiliario, a seconda dei punti di vista, addirittura un sostituto processuale del giudice stesso. Oppure appunto il notaio può assumere la funzione di ausiliario del giudice o addirittura di sostituto processuale del giudice medesimo. Con quali differenze? Se individuassimo nel notaio un semplice ausiliario del giudice, la funzione notarile si verrebbe notevolmente a contrarre, perché significa che il notaio non sarebbe altro che un soggetto chiamato ad elaborare con la propria diligenza tecnica ciò che sostanzialmente altrove è stato già, come dire, deliberato, è stato già deciso. Quindi sia la parte, diciamo così, alienativa del negozio giuridico di attribuzione dell'azienda a seguito della procedura competitiva, sia la fa ancor più la fase purgativa cosiddetta, resta affidata sostanzialmente al giudice. Altro discorso invece è se accettiamo la tesi, a mio modo condivisibilissima, che il notaio è chiamato appunto dal giudice delegato, quale delegato appunto a quella specifica sezione della procedura che prevede l'alienazione dell'azienda alla fine della procedura competitiva, e quindi che prevede una chiamata del notaio per la redazione dello strumento negoziale atto ad attuare, scusate il gioco di parole, il trasferimento dell'azienda, è chiaro che in questo caso l'ambito di libertà del notaio, di libertà, di autonomia tecnico-giuridica del notaio è certamente molto più ampia e si estende sia nell'ambito strettamente alienativo del contratto di cessione, ma deve occuparsi anche degli elementi di cosiddetta purgazione di tutti i gravami che si rinvengono e sono rinvenuti a carico dell'azienda stessa, dietro naturalmente autorizzazione del giudice delegato. A questo punto però si pone il problema, il nocciolo di fondo a cui si accennava prima. Partiamo da un elemento abbastanza semplice, da una questione abbastanza semplice, la questione della forma. L'atto notarile di trasferimento, pur non svolgendosi all'interno di come dire, un ambiente privatistico, deve comunque rivestire una forma, che è la forma scritta. Non solo la forma scritta, ma quella minima forma che è stata richiesta a principio dalla cosiddetta legge Mancino, la legge 310 del 93, secondo me con una finalità
già allora di antiriciclaggio più che di pubblicità vera e propria. Dunque ricorso almeno alla scrittura privata autenticata. Di poi, dal momento in cui è entrato a regime il registro delle imprese, l'obbligo di ricorrere alla forma della scrittura privata autenticata o in alternativa a quello dell'atto pubblico ha una valenza anche di natura pubblicitaria. Non dimentichiamo che a seguito di queste due ultime norme richiamate, l'obbligo di pubblicizzare l'atto di cessione dell'azienda incombe non più sulle parti, ma incombe sul notaio autenticante o ricevente appunto l'atto pubblico di trasferimento dell'azienda. Secondo problema, applicabilità o meno, in quanto appunto negozio giuridico, delle norme dettate nell'ambito civilistico del negozio giuridico stesso? Brevemente, articolo 2560, debiti aziendali che normalmente possono essere accollati al cessionario dell'azienda. Nell'ambito concorsuale sicuramente no, perché se accollassimo i debiti aziendali al cessionario dell'azienda si addiverrebbe ad una violazione chiara del principio della par condicio creditorum, non solo quando li si accollassimo direttamente, ma anche nell'ipotesi in cui li accollassimo al cessionario tramite uno sconto effettuato sul, diciamo così, prezzo di acquisto. Per quanto riguarda i crediti c'è una piccola modifica rispetto agli elementi privatistici. Innanzitutto i crediti, se vengono ceduti, devono essere analiticamente individuati nell'atto di cessione di natura concorsuale. In secondo luogo deve trattarsi di cessione di crediti che non avvenga mai prosolvendo, ma che avviene sempre prosoluto e senza necessità di notifica al debitore ceduto, il quale però, se paga la procedura in buona fede, è comunque liberato. Per quanto riguarda i contratti, si segue praticamente l'andamento di quelli che sono gli elementi comuni alle cessioni di aziende effettuate nell'ambito privatistico, e quindi la cessione dei contratti è consentita ad eccezione dei contratti di natura personale. Infine, per quanto riguarda il problema, a mio avviso più grande, quello di decidere se, di conoscere fino a che punto e se la norma inderogabile civilisticamente inerente all'applicazione dell'articolo 2112 del Codice Civile a tutela della conservazione delle forze lavoro possa essere richiamata o meno nell'ambito di una procedura concorsuale in esito alla quale si abbia un trasferimento dell'azienda. Qui bisogna distinguere tra le imprese di grandissime dimensioni in cui sono impiegate più di 15 elementi di forza lavoro, per le quali è necessario un incontro preventivo delle categorie sindacali in modo da stabilire con l'acquirente un accordo circa la possibilità di conservare una parte o meno delle forze lavoro o circa la possibilità di modificare i contratti di lavoro a vantaggio ovviamente da una parte del lavoratore stesso che conserva il suo posto di lavoro, ma anche a vantaggio dell'acquirente dell'azienda. Mentre per quanto riguarda le aziende di più piccole dimensioni, sicuramente l'articolo 2112 resta, anche nell'ambito della procedura concorsuale, resta un elemento assolutamente inderogabile e da applicare in ogni caso. Se mi è consentito un solo minuto di tempo ancora, volevo concludere perché... Grazie. Sì. Ecco, solo un minuto volevo rubare ancora. Nell'ipotesi in cui dell'azienda facciano parte come beni strumentali beni immobili, ci si chiede, ed è ancora parzialmente risolto la problematica, ascoltavo giusto la settimana scorsa a Milano un convegno sul punto, e nemmeno il CNN, il Consiglio Nazionale del Notariato, è giunto ad un punto definitivo. Devono oppure no applicarsi nell'ambito di un trasferimento aziendale che comprende immobili tutte quelle menzioni che sono previste a pena di nullità nel normale trasferimento immobiliare? La risposta che ci viene dalla norma, dalla legge, è no. Abbiamo l'articolo 46 del testo unico sull'edilizia che esclude praticamente l'applicabilità dell'articolo 28 nell'ipotesi in cui il notaio ricevente l'atto di trasferimento di azienda che comprende anche immobili faccia omissione delle menzioni previste a pena di nullità, soprattutto le menzioni urbanistico-edilizie. Il problema è che cosa succede dopo, cioè quando il titolo di provenienza è un atto di trasferimento di azienda avvenuto nell'ambito di una procedura concorsuale
e di guisa che lo stesso sia Monco abbia omesso quelle notizie, quelle menzioni previste a piena di nullità, è ovvio che il notaio che provveda alla rivendita del bene non potrà mai affrontare l'atto di rivendita senza prima aver acquisito quelle notizie che nella normale circolazione privatistica appunto del bene immobile determinano dichiarazioni previste a pena appunto di nullità. Ecco perché se da un lato, e chiudo, l'articolo 46 del testo unico sull'edilizia esclude l'applicabilità dell'articolo 28 alla procedura di vendita d'azienda che derivi da una attività per così dire coattiva, d'altro canto sarebbe un compito encomiabile da svolgere da parte del curatore accaparrarsi quante più notizie possibile inerenti appunto a quelle menzioni che, seppure formalmente omesse, nella sostanza rappresentano delle notizie rilevanti anche per dare un quadro d'insieme di ciò che si sta acquistando al potenziale acquirente. Grazie mille, scusate per il ritardo. Benissimo, allora ringrazio i relatori e passiamo quindi ad affrontare il secondo argomento oggetto della sessione pomeridiana, ovvero la vendita concordataria dei beni degli imprenditori o di terzi gravati da ipoteche e iscrizioni pregiudizievoli. La tematica innanzitutto afferisce al rapporto tra creditori ipotecari e creditori prededotti, soprattutto nelle ipotesi in cui l'attivo sia costituito principalmente dai proventi derivanti dalla vendita di immobili gravati da ipoteca. Fermo restando, e lo vedremo bene in questa sottosessione, che il concetto di prededuzione endoconcordataria assume un significato particolare e diverso, se vogliamo, rispetto all'ambito fallimentare, anche solo per l'assenza nel concordato di un procedimento di verifica e di una vera e propria fase di ripartizione dell'attivo, esprimendo quindi un concetto quasi più descrittivo, cioè indicando l'attitudine dei crediti prededucibili a essere soddisfatti prima e al di fuori dei riparti del commissario giudiziario del liquidatore, piuttosto che insito nella natura prededucibile dei crediti stessi. Per quanto riguarda il rapporto tra l'attivo rinveniente dai beni oggetto di ipoteca e la prededuzione, nell'ipotesi fallimentare la questione è ora chiarita, nel senso che il creditore titolare di ipoteca è tenuto a sopportare le sole spese della procedura che si riferiscono al bene gravato, quindi sia quelle sostenute in maniera specifica per la sua gestione e liquidazione, sia quelle generali che sono riconducibili all'utilità anche potenziale del creditore garantito, e quindi il creditore ipotecario deve sopportare ad esempio una parte del costo della procedura fallimentare rappresentato dal compenso dovuto al curatore, e proprio in considerazione del fatto che l'attività svolta dallo stesso nella fase di verifica della missione al passivo del credito garantito è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso. Quanto affermato e argomentato in tema di fallimento, nonostante le differenze intercorrenti con la procedura del concordato e nonostante il mancato richiamo da parte dell'articolo 169 e articoli 111 bis e seguenti, può essere applicato anche all'ipotesi concordataria? D'altra parte, il tema dei beni gravati da ipoteche e iscrizioni pregiudizievoli comporta riflessioni anche sotto il profilo della cancellazione dei gravami, oggi espressamente prevista, come sappiamo, per il concordato dal secondo periodo del novellato comma quinto dell'articolo 182, che stabilisce che la cancellazione dei gravami che insistono sul bene oggetto di alienazione è effettuata su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti successivi. Possiamo senz'altro affermare che la cancellazione dei gravami, pur non contenendo il secondo periodo del comma quinto questa specifica precisazione, è subordinata all'integrale riscossione del corrispettivo di vendita, sia in virtù questo di un'interpretazione sistematica, sia in ogni caso per il richiamo operato dal primo periodo all'articolo 108,2. Ma in relazione alla tematica della cancellazione dei gravami, ulteriori profili critici possono porsi in relazione alla garanzia della effettiva destinazione di quanto ricavato dalla vendita del bene ipotecato a soddisfazione del creditore garantito.
minori problemi si pongono quando il bene gravato dal vincolo viene ceduto successivamente all'omologazione della proposta concordataria, perché in questo caso il giudice, a fronte dell'incasso del corrispettivo di vendita, potrà senza indugio disporre la cancellazione dei gravami, essendo gli organi della procedura tenuti a eseguire la proposta concordataria, distribuendo la somma incassata a favore dei creditori garantiti. Diversamente invece, se quella posta in essere dal debitore è una vendita anticipata rispetto alla fase esecutiva del concordato e a maggior ragione se antecedente alla sua ammissione. In questo caso infatti la questione può complicarsi. L'incasso del corrispettivo della cessione, non seguito dal pagamento del credito garantito o da una promessa certa che questo pagamento avverrà sotto il controllo degli organi del tribunale, può compromettere la funzione tipica del gravame, cioè quella di garantire al creditore l'adempimento delle sue pretese, delle sue aspettative, anche in caso di trasferimento del bene vincolato. Parliamo di in questi aspetti con gli ulteriori due illustri relatori, il dottor Vittorio Zanichelli, già presidente del Tribunale di Modena e componente della Commissione Rohrdorf, il dottor Alberto Crivelli, giudice delegato del Tribunale di Monza. E partendo dagli ultimi aspetti lascio la parola al dottor Zanichelli. Grazie Presidente, ovviamente grazie agli organizzatori, è sempre un piacere essere qui. Siamo un po' in ritardo, più o meno della metà del tempo. Poi, ecco. E quindi cercherò di essere brevissimo, quindi saltando diciamo, il cappello che un po' mi ero preparato. Diciamo in estrema sintesi che il legislatore per molto tempo si è dimenticato di, diciamo, di disciplinare la fase esecutiva della la vendita dei beni nell'ambito del concordato, limitandosi a dire che sostanzialmente lasciare la più ampia libertà al debitore di programmare queste cessioni. Un correttivo era stato dato dalla giurisprudenza, che aveva comunque, sia pure con un'interpretazione non da tutti condivisa, era arrivata a definire le vendite fatte nell'ambito di questo tipo di procedure come vendite forzose, nell'ambito delle quali il giudice acquisiva i poteri del giudice delegato e quindi poteva, ad esempio, ordinare la cancellazione dei gravami esistenti sui beni. Questa giurisprudenza poteva avere, diciamo, un supporto credibile per quando queste vendite venivano fatte sotto il controllo giudiziario, ma non quando, come nei concordati ad esempio preconfezionati, il prezzo era precostituito dal debitore, quindi non c'era nessuna garanzia per il creditore ipotecario o pignoratizio di poter ricavare quanto avrebbe ricavato dall'alternativa della liquidazione. Soltanto con la riforma l'articolo 182 ha imposto di utilizzare formule competitive, ma ancora non diceva nulla per quanto riguarda la cancellazione dei gravami. È stato solo più tardi, nel 2015, che si è arrivati a inserire la norma che è già stata ricordata, che autorizza il giudice a disporre la cancellazione dei beni. Il segmento di cui mi voglio occupare in particolare è quello della cessione dei beni nella fase prenotativa del concordato. Qui il richiamato articolo 182 ha, se non altro, il pregio di avere posto fine alla questione se nell'ambito della fase prenotativa del concordato si potesse iniziare la liquidazione del patrimonio, questione su cui non tutti erano d'accordo, perché ovviamente liquidando il patrimonio prima dell'approvazione dei debitori, i creditori sostanzialmente si mettono i creditori di fronte al fatto compiuto, ma diciamo che ormai la questione è risolta dalla formulazione dell'articolo 182. Piuttosto qualche problema si pone in quanto in questa fase, quella del preconcordato, vi sono teoricamente due norme applicabili, l'articolo 182 e l'articolo 163 bis. Già il professor Ambrosini, con la maestria che lo contraddistingue, ha arato qual è l'actio finium regundorum tra le due norme, quindi su questa non mi dilungo. Diciamo che il principio è comunque quello che in base al quale l'articolo 163 bis si applica soltanto quando c'è un'offerta
determinato, un prezzo determinato e con un acquirente predeterminato, offerta che il debitore ritiene di dover accettare quando addirittura non ha già accettato. Soltanto in base a questi presupposti si applica l'articolo 163 bis. Aggiungo semplicemente, ma per completezza, perché non ho avuto il tempo di prendere in considerazione un'ipotesi che Stefano Ambrosini ha fatto, cioè quando c'è un'offerta di un creditore, il debitore ovviamente, l'offerta di un terzo dell'acquisto di un bene, il debitore può scegliere di non cederlo, ma di dilazionare o di non vendere per nulla il bene. Aggiungo che l'articolo 163 bis non si applica neppure se in questo caso, cioè di fronte a un'offerta con un prezzo predeterminato, il debitore chiede di vendere il bene, ma non a quello specifico offerente, ma semplicemente, come dire, prende occasione dalla presenza di un'offerta per chiedere di poter compiere un atto di straordinaria amministrazione, cioè la cessione di un bene, semplicemente perché quell'offerta dimostra che il mercato è vivo. Ma il fatto che il debitore non proponga di accettare quel tipo di offerta comporta che non si applica l'articolo 163 bis, ma semmai l'articolo 182, quindi certamente una procedura competitiva, perché ormai dalle procedure competitive non si può prescindere. Ma quindi una volta diciamo acquisito questo, bisogna vedere se è diciamo sotto il profilo della cancellazione delle ipoteche e dei vincoli è identica la procedura, quando c'è, cioè, le conseguenze, la possibilità di cancellare le ipoteche è identica sia che si applica l'articolo 182 sia che si applichi l'articolo 163 bis. L'articolo 182 è pacifico in quanto lo dice espressamente la norma, non è altrettanto pacifico che si applichi questa possibilità, perlomeno non apparentemente altrettanto pacifico col 163 bis, perché il 163 bis non lo dice. Ora, come già ha detto, sia pure en passant, Antonino Lamalfa, le due norme addirittura sembrano divergenti, cioè non regolano le stesse situazioni. Quindi il fatto che nel 182 si dice che alla vendita dei beni si applica procedure competitive, il giudice ordina la cancellazione, non si può traslare immediatamente nell'articolo 163. È perlomeno necessaria un'applicazione, diciamo un'operazione di carattere interpretativo. La conclusione, come avrete già capito, è nel senso che si applica anche in caso di utilizzo del 163 bis, ma in virtù dell'analogia, tenendo presente che sia pure una procedura non compresa tra quelle dell'articolo 182, è pur sempre una procedura competitiva gestita sotto la sorveglianza giudiziaria, e questo dà la garanzia che si sia acquisito il miglior prezzo. Quando si arriva nell'applicazione del 163 bis alla cancellazione del vincolo ipotecario? E qui io non ho ben capito il discorso che è stato fatto prima, ma credo che ci sia una puntualizzazione da fare. Cioè, la procedura dell'articolo 163 bis non serve a pervenire al trasferimento del bene, serve a pervenire all'individuazione del prezzo e dell'acquirente del bene, ma non ha nessun effetto traslativo. L'aggiudicazione significa semplicemente che viene sostituito la controparte del debitore, proposta dal debitore, o addirittura già accettata dal debitore, viene sostituita con un'altra controparte, ma bisogna pur pervenire a un atto di trasferimento. Se si ritenesse che il giudice è autorizzato a utilizzare le norme del codice di procedura civile nel fare questo tipo di vendita, addirittura potrebbe fare il decreto di trasferimento, cosa di cui ho dubito. Direi che la strada maestra, nel caso di trasferimento di azienda o trasferimento di beni, è evidentemente il rogito notarile. Il problema che si pone è: chi è la controparte dell'acquirente nel rogito notarile? E se il debitore, visto che è risultato aggiudicatario del bene un diverso soggetto rispetto a quello che lui aveva, diciamo, scelto, si rifiutasse di partecipare al rogito, come si addivena il trasferimento del bene? Questa è una questione che non credo sia ancora stata affrontata, ma a mio avviso credo che non ci sia una soluzione se non ritenere a questo punto inammissibile la domanda di concordato, perché il fatto che esiste l'obbligo per il debitore di modificare il piano in conseguenza del risultato della vendita competitiva, se il debitore si rifiutasse di
agire, diciamo partecipare al roggio di trasferimento, si dovrebbe ritenere inammissibile il concordato, sempre che non si voglia ipotizzare che si possa ottenere da parte dell'acquirente fare un giudizio per ottenere una sentenza che tenga luogo del rogito che, analogamente con quanto avviene con il promissario acquirente, che il promissario acquirente si è rifiutato di esercitare. Sono d'accordissimo, ma non c'è tempo di parlarne, con Stefano Ambrosini, quando sostiene che il 163 bis non si può applicare alla cessione delle partecipazioni. Aggiungo solo una considerazione dovuta al mio cotè tributario come Presidente di Commissione Tributaria, che anche la legge fiscale oggi ci dice che l'Agenzia delle Entrate non può riqualificare una cessione di partecipazioni come cessione di azienda. Ora, dato che il legislatore evidentemente, quando ha fatto questa norma, aveva presente il problema e voleva proprio opporsi al tentativo, diciamo, a questa giurisprudenza anche della Cassazione, che consentiva all'ufficio fiscale di riqualificare i contratti nonostante il nomen iuris del contratto, e questo proprio dovrebbe portare acqua al mulino della impossibilità di qualificare come cessione d'azienda la cessione delle partecipazioni. Promesso la sintesi, quindi mi occupo soltanto di due criticità che si pongono in caso di necessità di cancellazione delle trascrizioni. La prima è: qual è la garanzia che ha il creditore ipotecario nel caso di aggiudicazione o vendita tramite il 182, oppure aggiudicazione e successivo rogito di trasferimento nel caso di 163 bis? Il concordato, noi sappiamo che nella fase prenotativa, ma ci dice addirittura la Cassazione anche dopo l'approvazione dei creditori e fino all'omologa, il debitore può rinunciare alla domanda di concordato. Comunque può intervenire una revoca per atti di frode, uno dei vari accadimenti che possono impedire che al termine della fase prenotativa si addivenga all'ammissione del concordato. Bene, dando per scontato che all'acquirente il bene vada trasferito con la cancellazione dell'ipoteca, sia che la disponga direttamente il Tribunale nella fase di aggiudicazione, sia pure subordinandola al pagamento del prezzo e alla stipulazione del rogito, sia che deleghi il notaio a provvedere alla cancellazione dell'ipoteca una volta rogitato il trasferimento del bene, si pone il problema della garanzia del creditore ipotecario, perché se il prezzo viene pagato finché è vigente la procedura, noi possiamo essere tranquilli che questo denaro non avrà altre destinazioni che non quello di entrare nelle casse sociali, sia pure separatamente, per essere poi utilizzato in fase esecutiva per il pagamento del creditore ipotecario. Ma se la procedura si interrompe, ovviamente non c'è più autorità giudiziaria che possa garantire la destinazione di questo importo. Allora, quali possono essere le possibili soluzioni? Non credo che una possibile soluzione possa essere quella di porre un qualche vincolo di destinazione sulla somma. Gli accantonamenti sono previsti, sono possibili soltanto nei casi previsti dalla legge, in cui in ogni caso con la cessazione della procedura questo accantonamento verrebbe meno, e quindi nulla potrebbe impedire, una volta al debitore tornato in bonis, nulla potrebbe impedire a un creditore chirografario, un altro tipo di creditore, di sequestrare la somma, e quindi, oppure in ogni caso che questa somma si venga confusa nel patrimonio, o peggio ancora che il debitore immediatamente tornato in bonus si liberasse del denaro che notoriamente può essere facilmente occultato rispetto ad altri beni. Quindi vincolo di destinazione no. Altra ipotesi potrebbe essere applicazione dell'articolo 2742, che consente la surrogazione della somma dovuta, dell'indennità dovuta dagli assicuratori alla cosa perita. Possiamo applicare questa norma per fare surrogare il diritto del debitore su questa somma in particolare, così come avviene per, nel caso di perimento della cosa?
e direi che l'analogia qui è abbastanza difficile, perché siamo in una situazione di perimento della cosa, ma di cessazione del diritto di sequela, anche se dall'angolo del creditore prelatizio il bene, tra virgolette, perisce, nel senso che esce dall'ambito del patrimonio aggredibile del debitore. Forse una qualche analogia in più si potrebbe invece individuare col diritto di surrogazione in caso di espropriazione per pubblico interesse della cosa su cui grava il privilegio. Istituto previsto articolo 2742, ultimo comma, equiparando tale evento ablativo del bene alla cessione del bene nell'interesse della procedura, ipotizzando l'interesse della procedura, cioè complessivo dei debitori, come pubblico interesse e quindi della massa del debitore, dell'interesse della massa dei creditori. Quindi qui l'analogia sarebbe forse possibile, ma sarebbe pur sempre un'interpretazione abbastanza difficile. Comunque esisterebbe sempre il rischio che concretamente la somma sparisca una volta ritornato il debitore in bonis. L'unica strada percorribile a me sembra quella dell'immediato pagamento del creditore ipotecario. Una volta stipulato il rogito e pagato il prezzo, il creditore ipotecario viene immediatamente pagato, ovviamente nei limiti del suo credito. Questo sarebbe possibile non tanto in applicazione analogica dell'articolo 182 quinquies, che autorizza il pagamento dei crediti pregressi, perché a parte che la norma vale solo per i concordati in continuità, diciamo che non sarebbe applicabile ad esempio in un concordato liquidatorio. Credo invece però che ci si possa arrivare a giustificare il pagamento immediato del creditore ipotecario in base a quello che è diventato, anche a volte forse a sproposito, un mantra, cioè quello del miglior interesse dei creditori. Se noi diamo per scontato, perché così deve essere, che questa cessione anticipata si può fare in quanto atto di straordinaria amministrazione fatto nell'interesse dei creditori, e l'interesse dei creditori fosse quello di vendere il bene, il cui condizio sine qua non è il pagamento del creditore ipotecario per evitare che perda il titolo della sua garanzia, allora in questo caso, utilizzando questo principio generale, questa regola aurea che pare esistere nel concordato del migliore interesse dei creditori, potremmo giustificare il pagamento, perché solo il pagamento immediato del creditore ipotecario consentirebbe di vendere un bene anticipatamente, e questa vendita anticipata sarebbe appunto nell'interesse dei creditori. L'altra questione che vi voglio sottoporre è quella, sempre sotto il profilo della cancellazione dell'ipoteca, è quella relativa all'esecuzione del preliminare di vendita dell'oggetto costituente, dell'immobile costituente abitazione principale o sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente. Se non vi è risoluzione consensuale, si possono presentare vari scenari. Primo scenario, ovviamente sul presupposto che il promissario acquirente insista nell'acquisizione dell'immobile, perché evidentemente col consenso del curatore potrebbe tranquillamente sciogliersi dal preliminare, e dando per scontato che la richiesta di esecuzione del preliminare comporti necessariamente la cancellazione dell'ipoteca, una volta ovviamente pagato il prezzo, presupposto sul quale credo che dovremmo essere tutti d'accordo, perché questa è una norma di favore nei confronti del promissario acquirente, quindi è impensabile che il promissario acquirente che è titolare di un contratto il debitore non si può sciogliere, a questo punto il contratto deve essere seguito dal contratto definitivo e l'ipoteca deve essere cancellata. Se il prezzo deve ancora essere pagato, nulla questio. L'acquirente paga il prezzo viene accantonato in favore del creditore ipotecario. A questo punto, o volontariamente, perché in ipotesi venisse pagato per intero,
o comunque con un provvedimento di cancellazione del giudice, che credo che questo sia possibile perché la Cassazione, come vedremo subito dopo, ci dice che anche le vendite contrattuali fatte nell'ambito di una di queste procedure sono considerate esecuzione forzosa, quindi consentono la cancellazione del pregiudizio. Ma cosa avviene nel caso in cui il promissario acquirente di questa tipologia di immobili, quindi con necessità successiva di dover stipulare il contratto definitivo, abbia già pagato in tutto o in parte il prezzo? Quale diritto ha il creditore, e dando per scontato che si debba fare la cancellazione, cosa avviene del credito dell'ipotecario? Beh, se deve essere ancora pagata una parte del prezzo, sicuramente sulla parte del prezzo che viene pagata al rogito, su questo c'è la prelazione del creditore ipotecario. Se invece tutto il prezzo fosse stato pagato, io credo che il credito del creditore ipotecario degradi al chirografo, proprio perché il debito non è del debitore, del promissario acquirente, a questo punto che nell'ipotesi che ho fatto ha già pagato il prezzo al venditore in procedura, ma è un debito del venditore in procedura. Quindi il promissario acquirente è totalmente liberato del prezzo e la cancellazione deve essere fatta. Dovrei parlare al condizionale, perché l'ipotesi, invece la tesi della Cassazione è diversa. La tesi della Cassazione, con una sentenza che non è detto che sia sbagliata solo per questo, ma sul punto non è minimamente motivata, vi leggo la massima, ma la massima è più o meno una sentenza di qualche pagina, la massima che riporta il testo della motivazione. Appare esatto, infatti, il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Verona, dal momento che, vertendosi in tema di vendita fallimentare, non importa se attuata in forma contrattuale e non tramite esecuzione coattiva, quindi qui la Cassazione ci dice un principio ormai pacifico, tutte le vendite fatte si considerano vendite, ai fini della cancellazione si considerano vendite coattive. Trova applicazione l'articolo 108,2 con la conseguenza cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto. È questo incluso l'acconto che ci fa dire che, secondo la Cassazione, anche quanto non incassa l'impresa in corso di procedura, comunque anche su questa parte sussiste il diritto del creditore ipotecario di essere pagato integralmente. Vi segnalo che un professionista, un vostro collega, mi diceva prima che in una sua procedura il prezzo pagato era pari al 95%. Quindi questo 95% è stato pagato per intero al creditore ipotecario, di fatto l'hanno pagato gli altri creditori. L'ultima ipotesi, e chiudo, è quella della vendita del bene ipotecato in caso di concordato in continuità, del diritti del creditore ipotecario in caso di concordato in continuità, laddove il bene non venga venduto. Beh, i casi sono due: o il prezzo, la proposta prevedeva il pagamento integrale e il pagamento integrale viene fatto, quindi la proposta è stata adempiuta e quindi il creditore ipotecario si deve ovviamente cancellare, prestarsi per la cancellazione dell'ipoteca, ma se invece la proposta avesse previsto un pagamento parziale perché la perizia asseverata prevedeva che quello fosse il valore del bene e quindi il creditore ipotecario avesse preso in parte il prezzo e la parte residua fosse stata pagata come creditore chirografario, anche in questo caso credo che vada cancellata l'iscrizione ipotecaria, perché comunque il concordato comunque è stato eseguito e quindi si deve applicare la norma più volte ricordato, il principio più volte ricordato, che comunque va effettuata la cancellazione del bene. Vi ringrazio. Grazie davvero al dottor Zanichelli. Do la parola adesso al dottore Alberto Crivelli. Buonasera a tutti. A questo punto praticamente sono il sostituto del break, però ringrazio prima di tutto Laura dell'invito e Laura della sua cortese presidenza a questa tavola e inizio subito a cercare di illustrare qualche cosa degli argomenti che mi sono stati attribuiti. E
Diceva prima Laura, parlava prima Laura della problematica della prededuzione. Prima di questo io volevo fare un piccolissimo accenno, cioè l'ambito dei, l'ambito oggettivo dei beni in prelazione è leggermente più ampio nel caso del concordato rispetto a quanto succede nel fallimento. Perché, ad esempio, noi sappiamo che in sostanza una ipoteca giudiziale che assista un decreto ingiuntivo non divenuto definitivo anteriormente alla dichiarazione di fallimento viene meno perché il procedimento non si è definito. La cosa è diversa nel caso del concordato. Nel caso del concordato si ottenga un decreto ingiuntivo e immediatamente esecutivo e ho la ipoteca, io ho scritto ipoteca giudiziale, sempre che questo avvenga più di 90 giorni anteriormente al deposito del ricorso, questo decreto, questa ipoteca rimane, a meno che poi ci sia un'opposizione dalla quale poi scaturisca la revoca di quel decreto, altrimenti questa rimane. Certamente le cose cambiano se il decreto non era immediatamente esecutivo, c'è l'opposizione e poi la sentenza, che questa può essere emessa chiaramente perché nell'ambito concordatario, come anche ricordava Laura, non c'è una verifica dello stato passivo e quindi l'azione nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo arriverà fino al termine con una sentenza che servirà anche per ottenere poi il soddisfacimento in sede concordataria, ma quella sentenza pronunciata in pendenza di procedura ovviamente non darà titolo per fare un'ipoteca, per iscrivere un'ipoteca opponibile. Così come chiaramente l'importanza della questione dei crediti ipotecari è più ampia, perché, come sappiamo, non vige qui il privilegio del fondiario, quindi chiaramente i beni fondiari verranno liquidati in sede concordataria, quindi la problematica è più ampia. Proprio perché me ne sono occupato recentemente, volevo solo fare neanche una chiosa perché ci mancherebbe altro, ma semplicemente a offrire, diciamo così, un contributo aderendo a tutto quello che ha detto il Presidente Zanichelli, e cioè la Cassazione in un percorso, a proposito di cancellazioni, la Cassazione in un percorso che io ho un pochettino analizzato di giurisprudenza in questi ultimi anni è giunta, come diceva lui bene, a dire che tutte le vendite che si svolgono in ambito concorsuale sono soggette alla cancellazione da parte, quindi al potere di purgazione da parte del giudice. Questo mi pare di poter dire come, diciamo, fil rouge di tutto questo, perché in sostanza la Cassazione ritiene che tutte queste vendite siano caratterizzate dalla procedimentalizzazione, incluso anche il caso del preliminare. E quindi a seguito di questa procedimentalizzazione si giustifica in ogni caso questo potere di cancellazione, sia che poi le vendite siano considerate in sé come di carattere meramente forzato, come nel caso del 182 quinto comma, sia invece come nel caso della stipulazione di contratti definitivi. Ma venendo alla prededuzione, qui in sostanza ci sono ovviamente una serie di problemi che si pongono, problemi che già Laura ha anticipato, che valgono in generale anche per la procedura fallimentare, e quindi io già cerco di riassumere, ovviamente rispondo positivamente alla sua domanda, se l'articolo 111 bis e ter sono applicabili anche in materia di prededuzione concordataria. A mio parere sono applicabili anche in materia di prededuzione concordataria, con tutti quindi i problemi che questo può determinare nella valutazione di questa prededuzione, perché nel momento in cui io ho dei beni soggetti al vincolo ipotecario, ho dei beni rispetto ai quali l'articolo 111 bis mi dice che devono scontare la prededuzione esclusivamente relativa alla loro liquidazione, quindi le spese per la loro liquidazione. E poi ho un articolo 111 ter, mi pare terzo comma, ma io naturalmente non sono mai stato capace a ricordare a memoria gli articoli, come figuriamoci, però mi pare che sia quello perché l'ho ripassato poco fa. E dove mi si dice invece che
questi beni devono andare a scontare anche una quota proporzionale delle spese di carattere generali. Una dottrina dice, bene, innanzitutto una dottrina che ho qui a fianco dice questa norma, non lo dice a proposito del concordato, lo dice a proposito del fallimento, questa norma non è solamente una norma di valore contabile, è una norma di valore generale che dà, diciamo così, un respiro alla determinazione dell'attivo riservato e che quindi vale per determinare quello che è poi il quantum si deve assegnare al creditore ipotecario. Ovviamente la norma quindi significa che oltre alle spese strettamente necessarie per la liquidazione devo aggiungere una percentuale delle spese generali, che in materia fallimentare la Cassazione dice essere quelle spese che sono, se non vi sono criteri specifici relativi al caso del concreto, proporzionali appunto al valore di ricavo. Quindi se è un ricavo di 100 di cui 90 sono di quel bene, il 90% di quelle spese generali vanno a gravare su quel bene. Una dottrina che interessa però secondo me maggiormente il fallimento che il concordato dice che col 111 ter ormai questa disposizione, cioè la determinazione della percentuale sulla base del valore di realizzo, è una norma sostanzialmente cogente che non consente più di fare una verifica caso per caso. L'altra dottrina e direi la giurisprudenza sono di contrario avviso. A noi questa cosa, inteso noi in materia concordataria, interessa forse meno, perché in particolare questo guardare caso a caso, guarda caso, si riferisce generalmente ai casi di beni, soggetti a liquidazione extrafallimentare, quindi fondiari. È chiaro che se io vado a vendere un bene fuori dal fallimento, quindi in un'esecuzione individuale per la presenza di un fondiario, probabilmente la percentuale non è giusto che sia esattamente come se lo vendessi io curatore nel fallimento, e quindi chiaramente la percentuale può variare. Per noi la cosa, per quello che si diceva inizialmente, non rileva granché, e quindi direi che la regola di cui si diceva prima può valere. Mentre invece tutte le volte che troviamo, almeno in giurisprudenza di merito ben inteso, dei riferimenti, o anche in dottrina, dei riferimenti diversi a questa lettura di questa norma, dicendosi che vediamo in realtà, andandola a vedere bene, che sono ipotesi in cui in realtà queste imputazioni ulteriori sono in realtà erronee, perché riferite alla realizzazione di altro attivo su cui io non avrei nessuna difficoltà a dire che non c'entra niente e non deve pagare nulla l'ipotecario, azioni di responsabilità, azioni di recupero crediti, vendita dei beni mobili, cosa c'entra il creditore ipotecario su questi? Chiaramente queste spese non c'entrano proprio nulla, non sono spese generali, ma sono spese che sono imputabili a quelle liquidazioni e quindi a noi non interessano. Ma per stringere, parliamo della tutela dei creditori ipotecari nell'ambito del concordato. Tutela che in generale, quando gli fosse contestata proprio la natura di creditore ipotecario, comunque di creditore privilegiato, è chiaramente, siccome abbiamo detto prima, qui non c'è una verifica della sottopassiva, va fatta fuori, cioè con un'azione ordinaria. Tutela che si ha però anche in realtà all'interno del concordato, se andiamo a vedere, perché l'articolo 180 stabilisce che in sede di decreto di omologa venga disposto l'accantonamento delle somme dei crediti contestati, ma nella contestazione non c'è solamente la contestazione del credito in sé, ma anche del suo privilegio, e quindi uno sta tranquillo perché i soldi suoi vengono messi da parte, meno se agisce naturalmente in tempo. Il problema si pone, a mio parere, però più nel momento della liquidazione, cioè quindi terminata la liquidazione, venduto il bene, noi ci troviamo di fronte a questo problema, e cioè il liquidatore che dice adesso vi pago, faccio il mio piano di riparto, che piano di riparto non è,
perché non c'è una corrispondenza tra questo e la verifica dello stato passivo e quindi chiaramente non ci sono tutte le problematiche ad esso inerenti, però faccio questo e naturalmente nel pagare te, caro ipotecario, ti tolgo questo e quell'altro. Che cosa succede se c'è una, diciamo così, un carico eccessivo per il creditore ipotecario? Come si può difendere questo creditore ipotecario? Innanzitutto non si può difendere con l'articolo 36 della legge fallimentare, perché l'articolo 182, spero sempre di citare giusti gli articoli, ci fa un richiamo parlando e disciplinando la figura del liquidatore che esclude il richiamo dell'articolo 36, e la dottrina ci ha già detto, ci ha spiegato che questo è un richiamo da intendersi in maniera tassativa perché regolamenta proprio la figura di questo organo. Quindi l'articolo 36 no. In giurisprudenza di merito troviamo alcune decisioni che dicono, una particolare, il Tribunale mi pare di Padova, che dice, ma comunque la tutela del creditore c'è, perché potrebbe promuovere un'azione ex articolo 38, quindi di revoca del... Però mi sembra che questa sarebbe una tutela un pochettino, diciamo così, farraginosa, tanto per dire, ma vabbè, comunque questa era l'opinione. Io penso che qui le alternative in realtà siano due, che forse non si escludono, che si ammettono entrambe. Una, quella di dire, siccome tu di fatto mi togli una parte del mio privilegio, sostanzialmente come se me lo contestassi, o comunque sia è un qualche cosa che mi viene eliso, e quindi io in sostanza agisco in via ordinaria per ottenere il credito che mi spetta. E l'altra potrebbe essere invece quella, ma siccome tu mi dai meno di quanto mi ha promesso la proposta concordataria, allora io agisco in base, cioè quindi chiedo la risoluzione del concordato perché c'è un grave inadempimento che chiaramente non è direttamente imputabile all'imprenditore, perché forse in questo caso può essere imputabile al liquidatore, comunque oggettivamente è tale. Aggiungo una cosa che forse diciamo, la do naturalmente in maniera molto così dubitativa, ed è quella dell'ipotesi del concordato in continuità. Non c'è il liquidatore nel concordato in liquidità o in prevalente in continuità o prevalente continuità, quindi forse chi fa queste operazioni potrebbe essere il commissario, almeno così ha individuato la dottrina. Però per il commissario l'articolo 36 è applicabile, l'articolo 185 della legge fallimentare, quindi forse qui questa possibilità ci potrebbe anche essere e stare. E finisco, non so se ce la faccio ancora in tempo, ecco, e finisco, finisco parlando di un altro aspetto di quelli che mi sono stati assegnati, che sono i beni dei terzi, perché si parla anche di questo nella nostra. E allora, per quanto riguarda i beni dei terzi, allora qui come entrano in gioco i beni dei terzi in un concordato? Possono essere venire in gioco come finanza esterna, finanza nuova, cioè cessione di un bene da parte di un terzo in favore della massa affinché si soddisfi su questo bene. Qui il bene verrà liquidato dal liquidatore e si pone il problema se questo bene fosse gravato da un'ipoteca. Già la situazione non è delle più rose, cioè ti danno un bene che è già ipotecato, però diciamo che probabilmente si spera che ci sia un delta positivo, no? Io non ne ho mai visti, però può essere. E se c'è questo delta positivo, chiaramente uno lo prende perché la differenza va a finire ai creditori, in particolare ai creditori pienamente chirografari. Allora, in questo caso, come si tutelano però i creditori ipotecari a questo punto del terzo che ha dato il bene al concordato? Probabilmente si tutelano nel senso che, intanto sono soggetti che non sono creditori concordatari, non votano di sicuro, vengono però avvisati, credo in analogia con l'articolo 107 terzo comma, dovranno essere avvisati della vendita del bene. E sono un po' trattati, se mi permettete l'analogia, un po' trattati come potrebbe essere i creditori nell'ambito dell'articolo, quanto prevede l'articolo 1113 Codice Civile in materia di beni indivisi.
quindi creditori dell'altro comproprietario, che sono creditori di un soggetto esterno. E naturalmente loro non possono che scontare, quando sarà venduto il bene, proprio ciò che è strettamente inerente alla liquidazione del bene. E qui c'è un aspetto, diciamo, curioso, diciamo, perché quando parliamo di liquidazione dei beni soggetti a ipoteca nell'ambito del concordato, ma in realtà anche del fallimento, del concordato, abbiamo una nozione, articolo 111 bis, che fa riferimento al patrimonio formato dai beni immobili. Quindi una dottrina dice, allora sai cosa c'è? Che quando si tratta di beni immobili e del ricavato dei beni immobili, tu applichi quello che abbiamo detto fin qui a proposito di prededuzione e quindi paghi anche una percentuale di quella che sono le spese generali. Ma quando si tratta della massa attiva in sé, articolo 113 ter, in realtà qui abbiamo beni immobili, frutti e interessi, bene. Questi non sono beni immobili, ergo su questi tu, caro creditore ipotecario, ti paghi tutta la prededuzione come sempre. Se accettiamo questa nozione, abbastanza complessa, ma comunque se accettiamo questa nozione, però i frutti e i beni, dei beni che vengono dati dai terzi, chiaramente a questa regola non ci stanno. Quelli pagano esclusivamente i costi strettamente inerenti alla loro liquidazione. Direi che ho detto più o meno tutto, volevo solo dire una cosa sulla custodia, se è possibile, cioè che cosa succede se il bene immobile era già stato pignorato anteriormente alla domanda di concordato, viene depositata una domanda di concordato, che cosa succede di questo bene? Questo bene, in particolare, deve essere custodito, deve essere, e poi fruttifica, mettiamo che sia, come dicevamo prima, un bene che fruttifica, quindi ad esempio un immobile affittato. A mio parere, io ragiono in questo modo, so che non è che ci sia unanimità su questo punto, ma io ragiono in questo modo. L'intervenuta domanda di concordato fino al momento dell'omologa comporta una temporanea improcedibilità della procedura esecutiva. Quindi qualche cosa di assimilabile a una sospensione, anzi alcuni dicono sospensione per un richiamo dell'articolo 161 della legge fallimentare. Ergo, si può applicare l'articolo 626, cioè tutti gli atti dell'esecuzione non possono essere messi tranne quelli conservativi. E beh, ma tra questi c'è la nomina del custode, per forza, perché quello è l'atto più importante, cioè un atto conservativo importante, cioè custodire il bene nelle more, e quindi quello potrebbe rimanere. Dopodiché c'è il problema dei frutti, ma finché non c'è l'omologa il pignoramento rimane, e se il pignoramento rimane, rimane il pignoramento con tutti i suoi effetti, compreso l'estensione sui frutti. Ergo ancora, finché non è stata omologato il concordato, c'è il custode incassa i frutti e si arriva all'omologa. Dopo l'omologa chiaramente entra in funzione il nostro amico liquidatore, si prende i frutti e il pignoramento non ci sarà più. Però fino a quel momento, a parer mio, naturalmente non solo parer mio, se no non vi annoierei sui miei pareri, il pignoramento rimane, così come i frutti e così come la custodia. Spero di essere stato nei tempi. Allora grazie ai relatori davvero per le chiare esaustive relazioni, e adesso è prevista una breve pausa che vi prego di contenere in una decina di minuti, viste le rilevanti tematiche che ancora dobbiamo affrontare nel pomeriggio. Grazie.